Ma io ci ho sempre creduto, soprattutto per me, e credo che posso parlare per il coach, che ho un grandissimo rispetto e stima, perché veramente ci ha guidato a questo risultato. Ero molto, molto deluso per l'anno scorso, mio e suo, che abbiamo lasciato tutto quanto e siamo retrocessi. Dunque quest'anno mi ero promesso di fare tutto il possibile per raggiungere un obiettivo più di quello di cui ci eravamo messi. Adesso a 5 partite dalla fine noi siamo salvi e abbiamo dimostrato moltissimi che noi non eravamo una squadra di play-out come dicevano tutti e noi adesso ci dimenticheremo di questa partita e faremo di tutto il possibile per dimostrare veramente quanto lavoro abbiamo fatto e perché ci meritiamo di andare ai play-off. Tengo la difesa. Io parlo per me, ma penso che tutti quanti abbiamo avuto il canestro chiusissimo. Oggi veramente non facevamo mai canestro. Abbiamo sbagliato tiri facilissimi, io, ma anche gli altri. E a un certo punto, quando non entrava più la palla, ho detto: cosa avevamo bisogno? In difesa la vinciamo. Dunque, credo che tutti quanti abbiamo avuto il pensiero di andare a fare qualcosa più in difesa e l'abbiamo fatto, perché veramente è stata una partita vinta in difesa. Veramente, forse è stata la prima partita che noi non facciamo un canestro così facile e difendiamo veramente, eravamo tostissimi, non riuscivano a penetrare e se scappava qualcuno c'era sempre qualche compagno ad aiutare un altro. Questa è una cosa bellissima, brutta da vedere perché così, però nei particolari è molto bello che noi tra tutti quanti noi ci siamo dati una mano. Sapevamo che sarebbe stata una lotta, sapevamo tante cose, ma non sapevamo per esempio che sarebbe stata una giornata così negativa al tiro. Perciò secondo me siamo stati molto bravi ad adattarci, a fare quello che ho detto di nuovo, come ho detto prima della partita, ad adattarci soprattutto sulla difesa, a lottare perché sapevamo che loro venivano qui per vincere una partita e quindi siamo stati molto bravi secondo me. Sinceramente penso che abbiamo dimostrato di poter giocare tutte le partite senza aver paura di nessuno. Quindi penso che il nostro obiettivo deve essere quello di continuare come abbiamo fatto in queste ultime partite, partendo dalla difesa e ascoltando ovviamente lo staff e il coach che ci stanno dando una grande mano, ecco. Onestamente c'è molta soddisfazione per questa partita, perché è la nostra terza vittoria consecutiva e perché con questi due punti importanti per noi, a 5 giornate alla fine abbiamo raggiunto il primo obiettivo che ci eravamo posti, che la società aveva posto, che è quello di salvarsi senza disputare i play-out in questo campionato pazzesco. E quindi siamo felici questa sera, 5 giornate alla fine, di poter celebrare questo primo obiettivo raggiunto. E adesso siamo a 5 giornate alla fine in lotta per l'obiettivo successivo, che è quello di raggiungere i playoff. Siamo, in questo momento dentro i playoff. E vogliamo con le unghie e con i denti le prossime 5 partite, giocando una partita alla volta con massimo senso di responsabilità, dare tutto noi stessi per raggiungere l'obiettivo playoff. Sono molto contento per il lavoro che è stato fatto. Se mi avessero detto il 20 novembre che quando sono arrivato avevamo 4 punti, eravamo penultimi, che a 5 dalla fine avremmo festeggiato questo obiettivo e saremmo stati dentro i playoff, avrei messo una bella firma. E quindi personalmente sono contento, ringrazio la società per tutto il supporto che ci ha dato fino a oggi e i miei giocatori e lo staff che anche oggi sono stati straordinari. Parlando della partita, cosa si può dire? Che giocavamo contro una squadra intanto senza suono, quindi abbiamo avuto sicuramente un vantaggio. Sapevamo che questa era una partita chiave per noi, uno snodo della stagione, c'era tensione, sicuramente c'è stato il massimo impegno a livello difensivo e questo viene certificato dai 68 punti subiti. Però in attacco, onestamente, abbiamo pagato un po' di nervosismo, un po' di tensione. Le scelte sono state anche buone, abbiamo giocato una pallacanestro equilibrata in attacco. Non aiutata dalle percentuali, secondo me un
pizzico di tensione per l'obiettivo che volevamo raggiungere a tutti i costi, eravamo molto carichi per questa partita e ci ha giocato un pizzico di scherzo a livello di percentuale, 7 su 30 da 3, quindi 23%, e 10 tiri liberi sbagliati, molti nella fase conclusiva della gara, se no, secondo il mio punto di vista, con percentuali più sciolte, migliori, e quindi con un pochino più di leggerezza, e probabilmente la partita sarebbe andata diversamente. Ecco. Quindi, niente, siamo tutti molto contenti. E mi piace sottolineare ancora una volta l'equilibrio del rendimento dei nostri giocatori, a partire dai giovani. Anche oggi sia Riccardo Visconti, che in certi momenti per problemi di falli degli altri ha limitato Campbell facendo un passo in avanti, quindi prendendo la stella avversaria. Lorenzo Maspero ha messo una bomba importantissima in un momento cruciale. Giovanni Poggi ha dato minuti di qualità. Di fianco a loro c'è la crescita di Luca Vencato a livello di condizione fisica, anche se ancora deve fare tanto, perché proprio per migliorare la condizione. E i nostri due americani sono stati importanti nei momenti chiave, e Tommaso e Mario hanno fatto una partita di grande sacrificio difensivo, e sottolineo la partita globale di Tommaso Raspino, che ha dato nonostante limitato dai falli ha dato un apporto equilibrato tra difesa e attacco. La sua performance offensiva per noi è stata molto importante, con i suoi 11 punti, e la difesa su Campbell è stato veramente un fattore. Quindi mi fa piacere ricordare tutti i ragazzi, perché ognuno sta provando a portare il proprio mattone. Poi c'è anche la tensione che deriva dal fatto, come dicevo prima, di essere a un passo da un obiettivo importante, e quindi questa tensione un po' si è sentita.